Ehi, ben ritrovati da Link91 e bentornati su Pokémon Scudo, DLC, le terre innevate della corona. Oggi si va a catturare Regirock. Per farlo però vorrei provare a usare Calyrex. E lo mettiamo qui sopra, in prima posizione, in pole position. Bisogna andare qui, dove appunto si va per la strada per andare a prendere Registeel, ma non si trova esattamente al confine tra il verde e il bianco, come recita la leggenda. Infatti qui abbiamo già preso Registeel nel primo episodio, se non sbaglio. Sì, infatti Regis è quello dello scorso, è che sto registrando alcune ore dopo. E bisogna andare, secondo i miei calcoli, qui, ma nella zona più profonda. Ecco, di qua. Sì. Qua non ci sono ancora venuto, quindi deve per forza essere qui il punto di interesse dove c'è Regirock. Lì. Virizion. Eh sì, l'ho detto che potevo incontrarlo nell'episodio della cattura di Registeel. Sì, è arrivato il momento, ragazzi. Comunque sia, lo prenderò più in là. Farò il video di loro tre tutti quanti insieme, perché appunto alcuni video preferisco farli singoli, altri preferisco farli tutti insieme, insomma. Sono fatto un po' così. Strano. Qui? Ancora più in profondità? Sì, per di qua allora. Eccolo! Ah, che bel colore. Sembra quasi un giallo. Allora, vediamo che dice la leggenda qui sulla porta. Dai la pietra che rende immutabili al primo Pokémon. Quindi che non fa trasformare. Ho pietra stante? È questa la vera domanda. Sì, ne ho tre. Mi sa che probabilmente si potevano anche comprare, eh? Perché un enigma così devi per forza comprarla da qualche parte, se l'enigma è questo. Bene, lo affronterò con Calyrex. Allora. E poi tac tac e l'ultimo al centro. Vai! Ovviamente salvo, perché se Calyrex è troppo forte. Ah, poi tra l'altro sintonia equina. Ho fatto un ragionamento logico e ti fa sfruttare sia l'abilità di Glastrier sia l'abilità di Calyrex. Quindi sono Pokémon che possono essere separati. Vuoi esaminare la statua? Yes. Zazazariza. Ho un ricordo particolare di Regirock quando giocavo a Pokémon XD Tempesta Oscura, che mi diceva di sconfiggere Regirock e un altro Pokémon, ma non ricordo quale, in un tempo limite, o di preciso non ricordo com'è. Ma io ero convinto che Regirock fosse terra e non roccia, e quindi non potevo usare Fulmine su di lui. Poi per puro caso ho detto proviamo Fulmine comunque, e ha funzionato, quindi ho capito che lì era roccia e non terra, perché dal nome non lo capivo che Regirock sarebbe era roccia. Ero un bambino stupido. Sì, 14 anni, però ero comunque stupido. Ce la giochiamo? No, andiamo direttamente con Giga Absorbo. Volevo tipo un attimino settare Ferro Scudo. Ha preso ovviamente un roll basso il primo turno, quindi il secondo l'ha fatto fuori. Che bellezze. Allora provo con Psichico, che non è super efficace. Magari gli fa meno danno. Però è stab, quindi potrebbe fargli un danno uguale. Allora, vai, psichico, lancia glaciale, devo ancora esaminarla. Penso che lo farò ora. Ha fatto un danno simile a quello di prima, quindi 130 di potenza. Ah, cavolo, è forte allora, e ha 100 di precisione. È rotta. Sì, è solo tipo ghiaccio, ma cavolo. Aia, questo è tipo lotta. Pensavo facesse di più. Martel Pugno prima ha fatto un danno più grande, se non sbaglio. Oddio, siamo due turni dentro. Ultra Ball. No, a parte che non ce l'ho neanche la Velox Ball, quindi.
Cominciamo con le Ultra Ball. Pietrataglio. Questa fa male. No, andiamo con le Ultra. Vai. Dai, su, Tato. Non farti pregare. Non senti che ci sono anche i tuoi fratelli qui con me? Non lo sente. Peccato. Evito l'attacco, vai. Dai, su. Alzo le mani, non lo so. Faccio qualche rito strano, magari entra. Incrocio le dita? Boh. Non lo so, funziona? No, non funziona. Non lo so, ragazzi, è troppo forte. A questo punto, se mi fa pietrataglio, resisto tranquillamente, perché meno 2 in attacco è tantissimo. Per un Pokémon che si basa sull'attacco. Cos'è scemo, allora? Cioè, se fa un altro attacco, qualsiasi esso sia, non fa nulla ora. Vedi? Niente, attacco meno 4, peggio per te. Lo confondo lanciandogli una Premier Ball. Non si è confuso. Quindici punti danno, meno 5. Praticamente ora è fatto di carta pesta. Però non entra comunque. Ah, maledizione? Cosa? Hai capito il piccolo... Piccoletto, questo è grosso. Hai capito... Hai capito Regirock? Mica scemo. Certo, se l'avesse fatto prima. Grande preso! E anche Regirock è andato, signori. I tre Regi sono riuniti. Ovviamente lo metterò in squadra, perché poi domani si andrà a catturare anche Regi... Drago? Regi Eleki? Vedremo domani. Io già ho deciso. Il suo corpo roccioso è stato analizzato usando le più moderne tecnologie, ma non si è trovata traccia di organi come cervello e cuore. Quali tecnologie? Visto che è stato... L'avete rinchiuso? Perché avete paura di lui? Niente soprannome. Cioè... No, non lo so, ragazzi. Testi a volte a caso li mettono davvero. E anche qui il nostro lavoro è finito. Ho aperto la porta dando al mio Pokémon una pietra stante e ho incontrato Regirock. Perfetto. Vediamo un po' che ci dice Peony. Sono io, Peony! Non ti stai stancando troppo, caposquadra? Cosa? Hai incontrato Regirock, il gigante di roccia? Ottimo lavoro, caposquadra. Adesso non ti resta che continuare le ricerche sugli altri giganti. Metticela tutta! Effettivamente mancano 2 giganti, di cui solo uno possiamo prendere. Devo fare luce su tutte le ricerche, sì. Allora, giusto un attimino per vedere come funziona Regirock, quanto è veloce a correre. Poi lo vedremo anche in battaglia. Eccolo, bello massello. No, aspettami, non mi lasciare solo. Oddio, che belle rocce qua dietro. Ok, c'è una Pokéball. Aiuto, aiuto. Corpetto assalto. Assault Vest, wow. Linoon. Vai Regirock. Faccio troppo forte? No, non ce l'ha più. Martel Pugno allora. Dovrebbe bastare. Gli fa un 4 per. A corpo chiaro come abilità, ottimo. Allora, devo un attimo rivedere però da dove dice di andare. Allora, l'ultimo posto è sul suolo del lontano campo Trivio. Ah, ho capito dov'è. È qui. Ci arrivo? Ah, da qui dalla valle innevata c'è la suola del gigante. E poi da qui si esce qui. Spero. E si può arrivare a Campo Trivio.
Ottimo. Allora, nel prossimo episodio affronterò questa suora del gigante e andremo a Campo Trivio e sceglieremo il nostro nuovo Reggie. Bene, io come sempre allora vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!